Allora, con la compagnia di Krishna e Radha dietro di me, volevo lasciarti una piccola pillola su che cosa è la meditazione. Perché oggi va tantissimo di moda lo yoga, va tantissimo di moda la meditazione, ed è una bella moda, una buona moda, ma tendenzialmente la meditazione non dovrebbe essere una cosa soggetta alla moda, perché la caratteristica delle mode è che cambiano con le stagioni. Invece la meditazione è proprio qualcosa che non ha a che fare con questa mobilità. Innanzitutto, per orientarti, la meditazione è un punto di arrivo quando si sono compiuti una serie di altri gradini che nel sentiero dello yoga precedono questo evento. Infatti, nel sentiero di Patanjali la meditazione è chiamata dhyana e viene dopo che ci sono alcuni atteggiamenti anche fuori dal tappetino, gli yama e niyama, dopo che si può compiere asana, si può stare fermi con il corpo, dopo che si può controllare l'energia, il prana, il pranayama, che si può addirittura ritirare nel centro, pratyahara. A questo punto comincia la concentrazione, dharana, e quando questa concentrazione è sul divino, avviene dhyana. Quando c'è una fusione totale, un'unione totale con il divino, avviene il samadhi. Quindi la meditazione non è realmente un atto di volontà, è una cosa che avviene, per la quale bisogna esercitarsi molto con varie tecniche, ma le tecniche e l'esercizio non sono meditazione, sono un progressivo predisporre questo evento che a un certo punto accade. Ci sono tantissime strade oggi per arrivare alla meditazione, tantissime tecniche in base alle varie scuole yogiche. Io mi fermo su quella che si insegna nell'Ananda Yoga, che è la tecnica, una tecnica molto antica che è stata diffusa da Yogananda, ma che è una tecnica millenaria, che è quella della la strada del Kriya Yoga. Se il Kriya è una pratica che richiede un'iniziazione, una preparazione particolare, prima di accedere al Kriya viene fatta una pratica che si chiama The Long So. Long So è un antichissimo mantra che significa io sono lui, io sono spirito. Quindi già questo ci dà un'indicazione di qual è la terra di approdo della meditazione. La meditazione significa quindi arrivare alla propria vera natura, a realizzare che dentro di noi c'è un'onda del grande mare dello spirito, quindi che siamo uno con lo spirito. Questa è l'unione finale. Nelle prime fasi ovviamente non è questo che proverai, ma già quando tu diventi consapevole che tutto quello che ti tiene lontano da questo spazio di perfezione che c'è dentro di te, di pace, di gioia, di amore, tutte le qualità dell'anima, è la tua mente, ti accorgi del brusio che c'è nella tua mente. Già hai raggiunto un ottimo punto di partenza, perché questa consapevolezza poi te la puoi portare in ogni momento, cioè tu sai che in ogni momento tu sei questa vera natura con addosso questo vestito di pensieri, e questo vestito di pensieri è molto importante perché manifesta la tua realtà, quindi riuscire a ricondurli al centro ed osservarli può portare dei grandi cambiamenti per l'avventura che la tua anima è venuta a fare qua, con questo vestito del corpo. Più o meno potremmo distinguere tre fasi di progressione nella pratica della meditazione. Quindi nella prima fase è già un grandissimo risultato raggiungere uno stato di equanimità. Cioè tu riesci a osservare il tuo respiro, riesci a osservare il tuo corpo, riesci a osservare la tua mente e non prendi posizione. Non segui nessuna storia che nasce dalla mente e non hai preferenze. Stai in questo centro equidistante da tutto. In una seconda fase
invece raggiungi proprio uno stato di consapevolezza. Consapevolezza vuol dire che in qualche modo riesci a stare in un luogo di silenzio, di pace e a riconoscere che quello è il vero luogo da cui nasce la parola io, quella con la maiuscola. Nello stadio più avanzato riconosci che questo spazio è fatto di pura beatitudine. Allora sei nell'Ananda, hai realizzato la tua sostanza interiore. Quindi come fare per raggiungere questa terra così, così bella? Bisogna meditare tutti i giorni. Dovrebbe essere una cosa che prima di entrare nella giornata tu sai che ci entri, ma la puoi osservare questa giornata dall'interno. E anche dovrebbe essere il gesto con cui chiudi ogni giornata. Yogananda diceva non andare mai a dormire se non hai prima avuto un pensiero di Dio. E questo ti auguro di raggiungere questa routine e questa terra promessa, che è la vera terra promessa. Ciao.